È chiaro che facendo il presidente di tutti i sindaci della Campania, di 550 sindaci, la nostra rete è una rete importante, una rete che va al di là dei colori politici, che mette insieme i territori, che cerca di costruire anche delle squadre, anche delle sinergie istituzionali tra sindaci, ma soprattutto tra comunità. Oggi discutiamo di città medie, di città turistiche, di città che vogliono comunque costruire una prospettiva, lo facciamo con tre sindaci importanti, ma soprattutto lo facciamo anche dimostrando che andiamo al di là degli steccati, andiamo al di là dei contenuti politici, ma soprattutto cerchiamo di costruire una proposta forte per la nostra terra, per i nostri giovani e perché attraverso i sindaci si costruisca una grande comunità che è la Campania. Lei ha sistemato, nel senso che il bilancio dell'ANCI va in attivo grazie alla sua amministrazione, è quello che sta facendo anche a Caserta, solo che i risultati magari qui non sono talmente visibili. Beh, intanto mi sembra che chiamano me ogni volta che devo risanare qualcosa. Qua al comune di Caserta avevamo 180 milioni di euro di debiti e oggi chiudiamo invece dopo 5 anni con un avanzo di amministrazione e con un'amministrazione che addirittura dal 2023 potrà assumere 100 giovani e 100 competenze e addirittura spendere sulla spesa corrente 10 milioni di euro all'anno per risolvere i problemi della città. Lì anche la stessa cosa, all'ANCI avevamo, quando sono arrivato c'erano debiti e oggi invece c'è un'azione di governance anche lì importante, una rete di sindaci ma anche delle altre istituzioni su cui costruiamo dei modelli di best practice, di iniziative da trasferire ai piccoli comuni, da trasferire alle nostre comunità come azioni di governance importanti. Carlo è stato uno straordinario presidente, oltre a essere stato un ottimo sindaco per Caserta. Io credo che il lavoro dei sindaci sarà un lavoro importante in vista della gran quantità di denaro che dovremmo essere capaci di spendere per le nostre comunità. Carlo è riuscito a mettere al centro del suo progetto la città di Caserta e i casertani e sono certo che nei prossimi 5 anni Caserta continuerà a crescere così come ha fatto nei precedenti 5 anni. Io l'ho sostenuto Carlo Marino e credo che sia un ottimo sindaco e un bravissimo presidente dell'ANCI regionale, gestendo diciamo, tutta una serie di problematiche di grande complessità, soprattutto nel momento in cui è scoppiata una pandemia gravissima. Grazie all'esperienza, alla capacità di Carlo Marino, l'ANCI e tutti i sindaci della Campania hanno svolto un ruolo fondamentale a tutela della comunità in un momento in cui c'erano grandissime difficoltà nell'organizzazione e da parte del governo e da parte del Ministero della Sanità, tutta la vicenda dei tamponi, prima il tracciamento dei contagi e successivamente poi la gestione e l'organizzazione della campagna vaccinale. Le mani esperte, la capacità di confronto ma soprattutto di decisione da parte del Presidente Marino e di tutti i sindaci dei 550 comuni della Campania è stata assolutamente decisiva ed è stata la spina dorsale su cui le istituzioni hanno poggiato tutto il carico di lavoro che necessitava in un momento difficile come quello. Da non dimenticare che c'è stato un grandissimo impulso sull'utilizzo dei fondi europei in un'interlocuzione molto feconda, proficua con la Regione Campania e col Governo attraverso la capacità di intercettare tutta una serie di misure di sostegni economici a tutti i comuni, sia i piccoli comuni che i comuni medi, che i comuni grandi, c'è stata un'attività veramente molto intensa. Se io dovessi giudicare e giudico il lavoro di Carlo Marino, è un presidente assolutamente in gamba.